Finalmente ho completato la collezione di carte Panini dedicata a One Piece e al suo 25esimo anniversario. È stata tosta, ragazzi, ci è voluto poco più di un mese, ma alla fine ce l'ho fatta. E di questo devo ringraziare molti di voi che mi hanno aiutato con alcuni scambi, ma soprattutto pianetahobby.it. Il sito di riferimento per questo e tanta altra roba, dalle carte da gioco come Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Dragon Ball, One Piece, Lorcana e chi più ne ha più ne metta, ha sorpresine Kinder, gadget, tantissima roba ragazzi, quindi visitate il sito pianetahobby.it anche perché da oggi è disponibile il codice sconto Peppe Varca con cui potrete ottenere ben 5% di sconto sul totale del carrello. Quindi ragazzi non perdete l'occasione e andate su pianetahobby.it. Adesso è il momento di sfogliare un pochino questo raccoglitore per vedere la collezione completa e quindi non perdiamo altro tempo, ragazzi, e cominciamo. Ed eccoci qui con il raccoglitore fornito da Panini completo di tutte e 210 le card, incluse le 10 in edizione limitata. Iniziamo a dargli una sfogliata partendo appunto dal set base composto da 150 carte. Se vedete appunto che ci sono delle card sul retro è perché nella parte anteriore ho messo tutte le parallel, mentre nella parte posteriore quando trovavo dei doppioni non parallel, diciamo base, li mettevo nella parte posteriore della pagina. Un set che a me sinceramente non dispiace, è molto semplice, lo ripeto come dicevo anche negli altri video, anzi se volete recuperare i video precedenti ho fatto l'unboxing di vari box, starter pack, tutto ciò che metteva a disposizione il sito Panini. Un set che non mi dispiace nonostante riconosca che sia molto semplice, con dei semplici PNG messi su uno sfondo, nel caso delle parallel uno sfondo olografico, però ecco, molto semplice da assolutamente non paragonare al One Piece Card Game, però visto il costo ragazzi non è poi così male, dai. Un set molto carino da collezionare, molto fattibile. La cosa che rimprovero di più a questo set, a parte la semplicità di alcune immagini, è proprio il fatto che ci sia solo semplicemente sul fronte la scritta One Piece, un contorno colorato, niente di particolare. Magari avrei gradito quantomeno il nome del personaggio sulla parte frontale della carta. Poi per il resto sono le solite carte Panini, quindi con i bordi non stondati, quindi bordi spigolosi, vivi, e poi PNG attaccato su uno sfondo, insomma. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto anche gli altri video in cui apro il Treasure Box, invece, quello con la monetina, e anche lì mi era venuto un attimino il guizzo, l'idea per la testa di andare a prendere un altro box almeno, forse altri due, per completare la collezione, visto che io non riesco a stare senza una collezione completata al 100%. Però ecco, ditemi voi che cosa ne pensate, se gradireste magari altri video su quella collezione, perché ho visto che non è stata gradita tantissimo. Molto belle queste 6, per quanto mi riguarda, per il fatto dei frutti, bellissime. E poi da qui, quindi con queste finiscono le 150 carte. Da qui in poi invece parliamo delle 50 card per il 25esimo anniversario, quindi le card special, che sono quelle un po' più complicate. Magari, guardate, vi faccio così per farvi vedere meglio le immagini. Sono quelle più complicate, sono state quelle più complicate da trovare, perché la probabilità di trovare queste card, almeno dal mio punto di vista, magari sono stato sfortunato io, ma è stata veramente molto bassa. E credo comunque che il fulcro della collezione siano proprio queste. A parte che sono fatte decisamente meglio, secondo me sono full art, riprendono delle scene particolari dell'anime, alcune sono molto carine e poi come vedete hanno tutte una foilatura arcobaleno. Io ovviamente ragazzi ho dovuto spegnere le luci perché sennò questo raccoglitore avrebbe creato tantissimo riflesso e quindi non vi sareste potuti godere al meglio la collezione, però penso che comunque riusciate bene a vederla.
Alcune poi sono più belline di altre, sinceramente, però vedere comunque tutta la collezione completa non è affatto male. Alla fine il risultato c'è. Qui ce ne sono alcune particolarmente carine, secondo me, e qui dovremmo essere alla parte conclusiva. E qui invece, ragazzi, appunto, con la 200ª card, che è questa, entriamo in quelle che sono le 10 in edizione limitata. Queste in realtà sono state abbastanza semplici da reperire, sia per lo starter pack, gli eco blister e quant'altro, e sono quelle tratte dalla saga di Egghead. Anche qui nulla di particolare, edizione limitata fino a un certo punto, però dai, non male. Ed eccomi di nuovo qui per la conclusione del video, un video piuttosto breve che mi auguro vi sia comunque piaciuto. Spero di aver potuto aiutare tutti coloro che magari sono arrivati un po' in ritardo rispetto alla release di questa collezione e che erano indecisi sul da farsi se acquistare o meno un box, uno starter pack o quant'altro. In questo modo, avendo più o meno una visione estetica della collezione una volta terminata, potrete decidere meglio appunto se procedere con l'acquisto oppure meno. Sappiate comunque, lo ripeto, che su pianetahobby.it potete godere del 5% di sconto sugli acquisti con il codice Peppe Varca. Quindi ragazzi, fate un salto sul sito e magari se vi è piaciuta la collezione iniziate ad acquistare qualcosina da pianetahobby.it. Detto questo, fatemi sapere come al solito che cosa pensate di questa collezione e soprattutto di quello che vi dicevo sul Treasure Box di One Piece. Quell'altra collezione sempre di Panini su cui ho fatto un video che vi invito a recuperare e fatemi sapere se vi piacerebbe vedere magari anche la collezione completa di quel Treasure Box e appunto se vi interesserebbero altri video al riguardo. Arriveranno anche altri video a tema Pokémon, card di Dragon Ball, card di One Piece Card Game. Non sono un esperto del settore, ragazzi, ma appunto sono in fase di sperimentazione e mi piacerebbe vederle insieme a voi proprio per capire se cominciare a collezionarle oppure no. Si accettano consigli come sempre. Detto questo, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, fate un salto su pianetahobby.it e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi! A presto. Anche questa roba di Panini, album di figurine, album di card, chi più ne ha, porco. Ho completato la collezione. Devo ringraziare soprattutto molti di voi che mi hanno aiutato con gli scambi, ma in maggior porco, aiutare tutti coloro che sono arrivati un pochino in ritardo rispetto alla release e che magari Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Dragon Ball, One Piece, Gadget, Peluche, Lego, porco.